Cari amici, ben ritrovati. Questo primo weekend del mese di marzo non sarà certo dei migliori. La perturbazione che nella giornata di ieri ha colpito maggiormente la Sardegna vede oggi protagonista anche la Sicilia centro-occidentale, con rovesci e temporali. Restano in attesa, ma di certo non verranno risparmiati, la Sicilia orientale e la Calabria ionica, che invece saranno raggiunte nell'arco della giornata. In serata e nella notte, su domenica, ancora piogge residue interesseranno la Sicilia settentrionale, mentre sul resto dell'isola il tempo tenderà ad un deciso miglioramento. Ma vediamo cosa accadrà sulla nostra provincia. Pioggia abbondante, le temperature si porteranno ai 13 gradi diurni con minimi di 11 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-est e da nord-nord-ovest nella sera, con raffiche fino a 56 km orari, ed il mare nello stretto di Messina sarà mosso. Sul versante tirrenico pioggia moderato forte, le temperature si manterranno sui 12 gradi sia nei valori massimi che minime. Venti moderati soffieranno da ovest-nord-ovest e da nord nella sera, ed il mar Tirreno sarà mosso. Sul versante ionico previsti temporali, le temperature si manterranno sui 12 gradi diurni e minime di 10 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-nord-ovest ed il mar Ionio sarà molto mosso. Nella giornata di domenica 3 marzo, ultime piogge al mattino tra la Puglia, la Calabria ionica e il Golfo di Taranto, in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni, ampie schiarite e tempo asciutto. Sulla nostra provincia, cielo coperto ma senza fenomeni. Le temperature si porteranno ai 16 gradi diurni con minime di 11. Venti deboli soffieranno da nord-nord-ovest ed i mari saranno mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.